Alla 53esima edizione della Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese, in corso a Guardia Grele, fino al 27 agosto, è presente l'Associazione Gioiello Contemporaneo. Esposte opere di oltre 50 autori italiani e stranieri, realizzate con i più svariati materiali. L'Associazione ha organizzato proprio a Guardia Grele l'incontro annuale. Il tema scelto per questa edizione, in piena sintonia con il tema della mostra, è «Sguardi femminili contemporanei». Ha portato il saluto il presidente dell'ente mostra, Gianfranco Marsibilio. Ci avete dato una bella soddisfazione nel venire qui a Guardia Grele a fare la vostra mostra annuale. Saluto tutte le artiste, orafe, anche qualche maschietto è presente nell'associazione, quindi vi ringrazio veramente di cuore. Avete reso più bella di sempre l'edizione della mostra di quest'anno. Il tema quest'anno è la donna, Guardia Grele ha un vice sindaco donna. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Il mio saluto, il mio grazie a nome chiaramente del sindaco di Guardia Grele, Donatello Di Prinzio, e di tutta l'amministrazione. Il mio grazie obtorto collo va anche al presidente dell'ente mostra dell'artigianato, perché ha ragione Gioia. E poi lui ha detto che è cucciuto. Un'altra volta io l'ho definito diversamente folle. Ad ogni modo sono caratteristiche che stanno dando buonissimi risultati, ottimi risultati, quindi va benissimo sia la cocciutaggine che il diversamente folle. Eliana Negroni, presidente dell'associazione, ha spiegato le finalità e la mission. L'Associazione Gioiello Contemporaneo è un'organizzazione che raccoglie tantissime voci, soprattutto in Italia, ma anche dedicata ad ospitare autori e artisti del gioiello, designer, artigiani di diversa formazione, che raccontano una visione diversa di questo modo di interpretare l'ornamento per il corpo. E questo è una quale migliore occasione della 53esima mostra dell'artigiano artistico abruzzese per confrontarsi e per proporre un dialogo tra l'ultima visione contemporanea del gioiello e una realtà che ci accoglie, che è piena di tradizione e che quindi ci stimola ad andare a trovare nuove forme della creatività e dell'esperienza che ognuna di queste autrici soprattutto e anche autori portano in Abruzzo questa estate. Sono 50 gli autori rappresentati qui, in realtà sono ancora una parte della ricchezza dell'associazione, che propone voci un po' da tutte le parti del mondo, oltre all'Italia ovviamente che è molto ben rappresentata, ma ci sono anche opere da tutta Europa, dal Venezuela, dal Giappone, dalla Corea, dalla Sud Corea. È un dialogo continuo fra autori e professionisti che si misurano con questa espressione artistica per il corpo. Roberta Bernabei, la vicepresidente, si è soffermata sui temi della formazione e della internazionalizzazione. Roberta Pavone, referente dell'Associazione per la Regione Abruzzo, ha parlato dei nuovi materiali e delle nuove tecniche utilizzate. Sono molto contenta di questo allestimento e soprattutto dei pezzi che sono stati esposti, di avere qui i colleghi e soprattutto un ringraziamento alla GC per essere qui presenti. Abbiamo un'installazione nella stanza dove si trovano tutti i pensieri degli artisti che espongono, sono 50 internazionali, che accomunano tutti, sono al centro della stanza e rimangono appunto tutti insieme per far capire che la creazione ci unisce con vari pensieri.